Bentornati. Oggi ci occupiamo del VII secolo a.C., sempre ad Atene. Abbiamo visto che il potere e l'esercizio della giustizia sono gestiti interamente dagli Eupatridi, da quelle antiche famiglie nobili, dunque, che di fatto controllano tutta la cosa pubblica, e nel VII secolo ci sono grossi problemi. Quindi, da un lato lo strapotere nelle mani quindi dell'aristocrazia, dall'altro lato invece avremo una grave crisi agraria. Non ci sono più terre perché purtroppo l'Attica non è molto vasta, non ci sono più terre dunque da assegnare ai nuovi cittadini, e la maggior parte di queste terre sono concentrate tutte nelle mani di pochi, quindi dei soliti eupatridi, dei nobili. Abbiamo già parlato anche del concetto di apoikia, quindi di quel terreno che veniva assegnato, insomma, a tutti coloro che fossero partiti per quindi fondare una nuova colonia, quindi per andarsene dalla madre patria. Però il problema è che i piccoli proprietari terrieri, quindi chi possiede qualcosa, è costretto ad indebitarsi, non riesce più a pagare le spese e quindi è costretto a vendere, ma non vende soltanto le terre, perché chi si indebita e non riesce più quindi a pagare, insomma, le tasse, è costretto dunque a vendere se stesso, oltre che alle sue proprietà. Quindi nel VII secolo abbiamo purtroppo la schiavitù per debiti, problema che tenterà di risolvere Solone. Sarà lui ad essere chiamato in causa, insomma, e tenterà di mediare quindi tra i nobili e il popolo, e vedremo quali saranno le sue azioni, anche perché non bisogna pensare che Solone fosse a favore di una democrazia come la intendiamo noi oggi. Vedremo che cosa combinerà, una persona illustre, di fiducia, ma non era certo a favore di una democrazia totale come la intendiamo noi oggi. E in questo caos, dunque, nel VII secolo di gravi problemi, di strapotere, di crisi agraria e di conseguente poi schiavitù per debiti, purtroppo, quindi in un periodo di grave crisi sociale, iniziano le lotte tra le famiglie nobili, sempre per l'esercizio e la conquista del potere. Quindi vediamo che di fatto, soprattutto in origine, ad Atene c'è ben poco di democratico come lo intendiamo noi oggi. E proprio a causa quindi di queste prime lotte, nel 630 a.C. abbiamo il primo tentativo da parte di Cilone di instaurare una vera e propria tirannide. Quindi per la prima volta un nobile tenta di impossessarsi, quindi ufficialmente, storicamente, del potere, quindi della città stessa, e di poter quindi governare in maniera autonoma. Questo però non è possibile, quindi così il tentativo, insomma, di impadronirsi del potere, potremmo anche dire il colpo di Stato, non avviene, perché interviene Megacle, il quale apparteneva alla famiglia degli Alcmeonidi, una delle più illustri e più potenti famiglie di Atene. Però attenzione, bisogna sottolineare il fatto che Megacle stermina, quindi uccide Cilone e molti membri della sua famiglia senza un regolare processo. Quindi vengono uccisi, viene commesso un omicidio plurimo, ma senza però un processo. E questo è importante perché? Perché questo ci fa capire quanto fosse arbitraria, appunto, la giustizia e soprattutto il suo esercizio. Perché? Perché appunto non ci sono leggi scritte. Pertanto sarà necessario, in mezzo a queste lotte, quindi a questa crisi politica e di conseguenza sociale, perché c'è il rischio che si scateni l'anarchia, di far intervenire una persona che fosse super partes. Vedremo che nel corso della storia ateniese i greci hanno questa usanza e ricorrono spesso quindi a questa figura, cioè di un arbitro, di una figura super partes, appunto, che fosse al di sopra delle parti e quindi che fosse imparziale, chiamato proprio a dirimere la contesa, quindi a cercare anche di fare ordine, di riportare pace laddove si era creato il caos. Sembra intervenire quel famoso mitico legislatore che fu appunto Dracone. Dracone, vero o inventato che fosse, comunque sicuramente si ricorse dunque a un intermediario, a una persona illustre di fiducia, ripeto, fu una prassi poi consolidata ad Atene, il quale quindi Dracone
Solone nel 624 a.C. emanò un primo codice di leggi scritte. Quindi finalmente si tenta, e questa è un'azione importantissima, perché si tenta quindi di togliere alla nobiltà, agli eupatridi, quello strapotere di cui si era impossessata. Questo è importantissimo perché poi le stesse cose vedremo che succederà anche a Roma con le leggi delle 12 tavole, insomma, ma ci arriveremo per gradi. Quindi ripeto, nel 624 dunque Dracone emanò questo codice di leggi che si occupava soprattutto degli omicidi, visto quello che aveva appena combinato Megacle, quindi di omicidi. Ed è interessante perché questo primo codice fa una distinzione importantissima che finora non c'era ancora stata e distingue tra l'omicidio volontario e l'omicidio invece involontario, quindi potremmo dire noi oggi tra quello premeditato e quello invece accidentale. Nel primo caso era prevista la pena di morte per il reo, nel secondo caso invece era previsto l'esilio. Ma la cosa importante è che queste decisioni non dovevano essere prese dal singolo individuo, dunque dal membro di una famiglia, quindi che era stata vittima. Sarebbe dovuto essere di competenza di un tribunale speciale, di un tribunale dunque ad hoc, ovviamente. E in questo caso, sempre riferito a quello che abbiamo visto l'altra volta, sembra che proprio Dracone avesse quindi istituito un nuovo tribunale speciale, quindi un nuovo collegio che si sarebbe dovuto occupare dunque di questi reati. Mentre i reati di omicidio volontario erano stati quindi assegnati all'Areopago, quindi ecco che l'Areopago per la prima volta ufficialmente quindi ottiene un incarico importante dal punto di vista giudiziario, perché si deve occupare dunque dell'amministrazione della giustizia per i casi di omicidio volontario, quindi per tutti i casi che prevedevano dunque la pena di morte. Ecco, Dracone invece assegna ad un altro tribunale, quindi diverso dall'Areopago, l'esercizio invece della giustizia per i reati di omicidio involontario, quindi che prevedevano l'esilio come condanna. Quindi interessante perché non solo distingue quindi tra due tipi di omicidio, ma soprattutto assegna quindi il compito di giudicarli a due tribunali diversi, a due organi di governo distinti. Questo è importante perché già qui possiamo vedere una maggiore democrazia, comunque una maggiore imparzialità proprio nella suddivisione dei poteri. È sempre una strategia quindi per ridurre lo strapotere che avevano in mano i singoli nobili o un singolo organo di governo. Molto molto interessante. L'altro invece collegio che si sarebbe dovuto appunto occupare dei casi di omicidio involontario sarebbe stato appunto l'insieme degli Efeti. Ecco perché li ho citati nell'altra lezione, quei famosi 51 membri di almeno 50 anni o più, sempre appartenenti alle famiglie nobili, che avrebbero dovuto giudicare dunque la colpa di omicidio involontario, quindi tutte colpe di sangue. Quindi da una parte l'Areopago e dall'altra parte invece gli Efeti. Però ecco, il grosso problema rimane la schiavitù per debiti. Moltissimi greci furono costretti quindi a vendere se stessi come schiavi, quindi a perdere la propria libertà e attenzione, dunque anche la propria civitas, quindi l'appartenenza a quel famoso gruppo di privilegiati che aveva pari doveri ma anche pari diritti, proprio per poter sopravvivere. I grandi latifondisti, le grandi famiglie nobili ormai gestiscono non solo la cosa pubblica, ma anche la maggior parte dei campi, quindi delle terre. Quindi, come possiamo vedere, sono ricchi e in più hanno anche il potere. Quindi non è di certo una democrazia come la intendiamo noi oggi. E sul problema della schiavitù per debiti interverrà proprio Solone, quindi un altro grande e importante legislatore, che verrà chiamato sempre come figura super partes, proprio per cercare quindi di dirimere la contesa e di risolvere i problemi tra le grandi famiglie nobili. Quindi già qui vediamo i primi tentativi dunque di tirannide, di instaurare quindi una tirannia, proprio per cercare di porre un freno a quei problemi, quindi di risolvere quei problemi che le istituzioni ufficiali e democratiche, tra virgolette, non erano ancora riuscite a risolvere. Ma di Solone poi parleremo nel prossimo video. A presto!